tutti. Allora, volevo farvi vedere questa simpatica maglietta che ho comprato in un mega supermercato, tipo con i mega sconti perché non ho una lira. E, in questo supermercato ho comprato anche svariate paia di guanti, perché dall'asilo che io dovunque vada, non so perché, io perdo i guanti, ho questo talento mio naturale. E niente, ho comprato questo che è tutto luccicoso, molto natalizio. Ne avevo già una maglia tipo molto natalizia, tipo questo, e mi piace perché proprio si apre così. Infatti mi sono messa in questa cosa sexy, giusto per voi, ma vabbè, per quello che si può fare, insomma. E niente, nel frattempo sono andata dal dottore, in particolare dal dentista. Dopo essere andata per la tiroide, sono andata poi dal dentista e scusate se vi faccio venire il mal di mare, adesso starò più stabile per qualche posto. E niente, sembra quindi che io abbia questi problemi ai denti, più che altro ho dei grossi problemi per quello che riguarda le gengive, per cui devo avere una gengivite soprattutto grave qua sotto. Lui dice che non so lavarmi i denti nel modo corretto, può anche essere vero. La prima volta mi hanno fatto un trattamento, la seconda volta mi hanno controllato, mi hanno detto che l'arcata superiore è meglio dell'arcata inferiore, quindi devo imparare a pulire i denti di sotto. Evidentemente ho la mano monca perché arrivo di sopra ma non di sotto. E niente, volevo parlarvi un po' dei dentisti tedeschi. E niente, mi hanno fatto anche delle lastre, penso si chiamano lastre, per vedere un po' la situazione. E ho un dente con una radice, diciamo, piena di germi perché non è stato trattato molto bene. Questo dente mi si era ammalato credo 6 anni fa, e non abitavo ancora a Praga, ma abitavo ancora a Ostrava, perché dovete sapere che sono stata in Repubblica Ceca in diversi posti. Sono stata a Ostrava, sono stata a Brno, ma a Brno ho vissuto poco tempo, tipo 3 mesi, e poi sono stata anche a Praga. Quindi Colonia, diciamo, è la mia quarta o quinta città, perché prima ho abitato anche vicino a Colonia, in particolare in questo posto che sarebbe la casa dei miei semi-suoceri, quasi suoceri. E niente, volevo farvi vedere un po' queste cose. E nel frattempo volevo farvi poi anche vedere dei guanti che ho acquistato nel mercatino. Quindi cercate di seguirmi. Scusate, adesso attraversiamo una zoia di buio e di freddo. Quindi un attimino faccio vedere un po' dove vivo. Siamo al buio qua, allegramente. E niente, volevo farvi soltanto vedere, ragazzi, i miei guanti nuovi. E dopodiché chiuderò questo video. I miei guanti nuovi, aspettate un attimo. I miei guanti nuovi che ho comprato, dunque, sono questi qui. Simpatici guanti, non so se si vede, mi metto alla luce. Sono questi guanti tipo per chi taglia il pesce al mercato, perché si possono mettere in questo modo. Un attimo, scusate il buio, ci sono ancora, non sono morta. Si possono mettere in questo modo qui, in cui le dita si vedono, e oppure si può coprire tutta la mano in questo modo. E poi c'è anche un simpatico bottone che vedete qui che serve per appendere la chiusura. Si chiude così e si appende con quel bottone. E niente, spero che vi sia piaciuto il tutto e vi auguro un buon proseguimento, un buon anno, un buon Natale e alla prossima. Ciao!